approvato dalla giunta comunale di Udine il progetto di utilizzazione dell'ex caserma Cavarzerani, che attualmente ospita diverse centinaia di richiedenti asilo. Un piano che prevede la realizzazione di un polo della sicurezza con l'accorpamento degli uffici della Polizia di Stato, alcuni immobili dedicati alla pubblica amministrazione e al servizio archivistico. Nella parte centrale dell'ex edificio militare troverà posto un'area verde che verrà gestita direttamente dall'amministrazione comunale con una nuova viabilità ciclopedonale interna ed esterna. Verranno inoltre abbattute tutte le mura perimetrali in modo da consentire ai cittadini di poter usufruire pubblicamente di una zona totalmente ristrutturata. Un intervento che non avrà costi diretti per l'amministrazione di Palazzo Belgrado, visto che attingerà ai fondi ministeriali. Il prossimo passo sarà l'elaborazione da parte della Direzione Regionale del Demanio del progetto esecutivo. Con 2 milioni e 600 mila euro di spesa complessiva, la Giunta ha deliberato la riorganizzazione della viabilità di Viale Venezia, con la realizzazione di due intersezioni a circolazione rotatoria tra le vie Firenze e Gabrielli, e la risistemazione generale dell'assetto viario in modo da determinare una mobilità lenta nella porta ovest della città. Nell'ultima giunta comunale dell'anno, il sindaco Fontanini ha voluto ringraziare il prefetto di Udine, Angelo Ciuni, per la proficua collaborazione tra l'amministrazione e l'alto funzionario che termina il proprio mandato. Un impegno comune, soprattutto sul fronte dell'emergenza pandemica e sull'arrivo dei migranti irregolari dalla rotta balcanica.